Io giocherò e vincerò, io rischierò, non mollerò. Stiamo ascoltando Te la giochi, lui è Clan 21, ovvero Simone. Eccoci qua. Simone, benvenuto. Ciao Salvatore, come stai? Io bene, te? Era un tutto po' di bene. Tempo che non ci vedevamo. Ti avevo promesso che sarei tornato e ogni promessa, vedi, la mantengo. Ti ho detto ci vedremo, tu dicevi, eccoci qui. Nell'ultima intervista che abbiamo fatto ci hai dato un'anticipazione di quello che sarebbe stato questo nuovo album, questo nuovo CD, questo nuovo singolo, perché poi non diciamo niente dell'album. Non diciamo niente dell'album, assolutamente. Ti avevo già anticipato, anche mi sembra cantato dal vivo, le prime note di questa Te la giochi, cioè. Finalmente è uscito il singolo, siamo tutti contenti e speriamo che vada bene come il primo, come le nostre Ali Leggere. Noi ci mettiamo sempre tutto quello che possiamo. Senti, ma sta famiglia Cicci che tutti mi chiedono, senti, ma è quel pezzo lì della famiglia Cicci? Quante cose ci sarebbero da dire sulla famiglia Cicci. La famiglia Cicci è un bel ricordo, è rimasto. Questo è rimasto. Per coloro che non sanno nulla della famiglia Cicci, ricordiamo. Questa famiglia Cicci è stato il mio primo gruppo. Ricordiamo, come se fosse la prima volta che ti spiego la famiglia Cicci. La famiglia Cicci è stato il mio primo gruppo che vedeva. Eravamo in tre, eravamo tre amici al bar. Eravamo io, Luciano Sacchetti in arte traccia mista e Andrea Rossi in arte torpedo. Abbiamo iniziato a muovere i primi passi nell'ambito della musica fatta in una certa maniera, sempre hip hop, però a livello di studio, insomma, un po' più professionale. E abbiamo fatto anche un singolo che era stato prodotto, che si chiamava Famiglia Cicci come il gruppo. E poi però purtroppo, strada facendo, come dice il nostro amico Baglioni, ci siamo persi di vista, un po' come veramente gli amici di Gino Paoli, diciamo, per motivi personali avete preso strade diverse, o split up, come dice. E poi è arrivato il progetto Clan 21. È arrivato il progetto Clan 21, questo incontro con sempre Daniele Principato, ogni volta che lo dico mi genufletto un pochino, ecco. E Lorenzo Alderighi. È iniziata questa amicizia in primis, perché io ti ripeto che ogni volta che facciamo musica per me nasce l'amicizia, quindi parte prima come un discorso di amicizia e poi di musica, e poi inevitabilmente abbiamo iniziato a collaborare. In questa nostra collaborazione intensa sono nati tanti pezzi, tante novità, tanti stimoli, tante cose nuove. Speriamo che vada tutto bene, per il meglio. Certo. Senti, tu all'età di 20 anni sei partito, sei andato via dall'Italia. Sono andato in America con il mio fagottino. Non ci sono andato in nave, insomma, ci ho messo 6 mesi. Senti, e non ho gridato terra. È servita questa esperienza? È servita, perché è lì che io mi sono innamorato di questo stile, che è il rap, l'hip hop in generale, e anche il modo di viverlo, perché lì lo vivono proprio in maniera viscerale. Mi piace questo del viscere. Qui in Italia il discorso è un po' più separato, però mi hanno trasmesso quello che è la grande dote di questa musica, che permette a tutti di dire quello che si è in maniera diretta. È una musica molto diretta, l'hip hop.